scomodiamo Seneca per dire, ma attenti che non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, che non sa, che non conosce la rotta. E il rischio che vedo io d'Italia è questo, che non si colga questa rotta positiva. E i segnali nostri, che diciamo negativi, sono almeno tre, mi permetto di ricordarli. Primo, noi siamo vittime di una instabilità normativa che non è condivisa da nessun altro paese europeo. Chi si occupa di ambiente lo sa. Per noi non è così importante applicare una legge, ma il fatto che la legge ci sia, sia certa, sia conosciuta, nel senso che si faccia il tempo a conoscerne l'applicazione. Invece nel settore dei rifiuti è un continua altalena di codici ambientali che cancellano, ripartono, ci sono strutture consolidate come i consorzi che non si sa, ogni tanto vengono rimesse in discussione. E governo del territorio, che il territorio è una parte della qualità dello sviluppo formidabile, di grandissima importanza. La legislazione sul dissesto idrogeologico, così come sulle linee del governo del territorio o sull'urbanistica, guardate il settore dei servizi idrici, il continuo altalenarsi delle modifiche normative, e intanto circa il 15% della popolazione italiana non ha un accesso stabile, cioè vuol dire per tutto l'anno con più di 50 litri pro capite l'acqua. 15%, vuol dire quasi 8 milioni di persone che riceve l'acqua in maniera irregolare. E le politiche ambientali hanno bisogno di un orizzonte a medio e lungo termine. No, il tempo delle politiche ambientali non coincide con la legislatura. I tempi delle politiche climatiche, delle politiche energetiche, non sono tempi di una legislatura o di una consigliatura, sono tempi medi e non si possono affrontare in questo modo. La terza è la qualità delle proposte. C'è una credo, adesso noi abbiamo provato, giudicherete voi se ci siamo riusciti a proporre alcuni approfondimenti tematici, ma colpisce la superficialità con la quale vengono proposte talune questioni. Perfino l'aritmetica diventa un'opinione. Parlavamo prima dei numeri che dava il ministro Romani ieri sul costo delle rinnovabili. 160 miliardi, ha detto, in 20 anni. Noi non conosciamo, perché non c'è il decreto sul solare, sono interrotte praticamente le incentivazioni dei certificati verdi, quindi dell'eolico e delle altre fonti. Come fate a fare una proiezione? Quindi non ci sono incentivi a 20 anni oggi, ci sono quelli vecchi, ma quelli che sono, diciamo, in scadenza e sicuramente non portano 160 miliardi. Noi abbiamo fatto i calcoli del piano del governo, del piano presentato dal governo in attuazione della direttiva europea, il PANER, che prevedeva quasi 100 terawattora di rinnovabili per realizzare l'obiettivo del 17%, veniva non una cifra irrisoria, circa 5 miliardi se non ricordo male, che però ricordatevi che vanno ripartiti per 340 terawattora, in buona sostanza veniva una spesa media per famiglia di circa 5 euro al mese, 4-5 euro al mese, proiettati al 2020. Adesso il mix di questa panel potrebbe essere cambiato e l'obiettivo potrebbe anche crescere, perché è in discussione a livello europeo l'aggiornamento dell'obiettivo, non più meno 20 ma 25% di riduzione della CO2. Quindi se aumenta la quota del solare, se aumenta l'obiettivo come è possibile, può essere che cresca il costo, ma certo non arriva a 160 miliardi e poi la proiezione a 20 anni. Diciamo a poco senso, bisognerebbe rifare i conti contando che avrà una tendenza a scendere e che fra 10 anni probabilmente noi avremo la parità di costo delle rinnovabili rispetto alle altre fonti per la gran parte, e quindi non dovremmo aver più bisogno di incentivi. Qualcuno dice anche prima, probabilmente la parità sarà raggiunta prima per alcune tecnologie, certamente l'eolico ci arriva prima. Ecco, per dire che le questioni vanno affrontate, ed è la terza questione, entrando nel merito e con un confronto serio.